È Catherine Deneuve la destinataria del premio Lumière giunto all'ottava edizione. Il riconoscimento le è stato consegnato a Lione dal direttore della manifestazione, il regista Roman Polanski, uno dei primi con cui l'attrice lavorò negli anni 60. Deneuve, che mantiene il suo fascino a quasi 73 anni, non ha nascosto la sua emozione. Essere qui con tutte queste persone, questi amici, attori e registi, e vedere tutti questi spezzoni di film è una cosa piuttosto sconvolgente per me. Sono commossa e molto contenta di essere qui stasera. Deneuve è stata applaudita a lungo dai 2500 spettatori dell'anfiteatro del Centro Congressi di Lione, tra loro anche sua figlia Chiara Mastroianni. Adoro Catherine, è un modello, lo è veramente. Per me è fonte di ispirazione e il premio è ben meritato. Ed è un premio che Deneuve ha dedicato a sorpresa agli agricoltori francesi colpita dalle immagini del trittico Profil Paysan di Raymond Depardon. Dopo Tarantino, Scorsese, Almodovar, per la prima volta è una donna a ricevere il premio Lumière. E non una donna qualsiasi, perché si tratta della grande Catherine Deneuve che ha ricevuto questo premio che è un po' l'equivalente del Nobel del cinema. Au Festival Lumière de Lyon, Frédéric Ponsard pour Euronews.